Salve a tutti! Quest'anno è il cinquecentenario del completamento delle prose della Volgarlingua di Pietro Bembo. Infatti fu consegnato il manoscritto definitivo al Papa nell'ottobre del 1524. Perché è importante? Perché c'era la questione della lingua. Ormai si scriveva così tanto in volgare anziché in latino che la gente cominciava a chiedersi come dobbiamo scrivere in un modo che sia comprensibile in tutta Italia. Senza localismi, qual è la lingua corretta? Qual è l'italiano? E c'era chi diceva, tipo Machiavelli, beh, il volgare più prestigioso è il fiorentino, e quindi dovremmo scrivere come si parla a Firenze oggi, non ai tempi di Dante 200 anni fa, oggi, il fiorentino attuale. Obiezione. E io per capire come scrivere devo venire ogni tot anni a Firenze per fare l'aggiornamento sul fiorentino? Anche no. C'era chi diceva, facciamo come in Francia e in Spagna, no? Lì si scrive come si parla alla corte del re. Semplice. E l'obiezione. Sì, ti sei accorto in Italia di quante corti ci sono? E Milano, e Venezia, e Firenze, e Urbino, e Roma, e Napoli. Vuoi scegliere tu quale o vuoi fare una media? E c'era chi diceva, ma scusate, continuiamo a scrivere in latino, no? Sentite, chi l'ha fatto entrare questo qua? Mandatelo via, per favore. E poi c'era chi diceva, ma scusate. Siamo nel Rinascimento. Non usava proprio queste parole, però parafraso. Siamo nel Rinascimento. Abbiamo Leonardo, Michelangelo, Brunelleschi, Raffaello. Dobbiamo usare una lingua bella! E qual è il volgare più bello che abbiamo? Quello di Petrarca per la poesia e quello di Boccaccio per la prosa. Dante no. Dante è ancora un po' troppo terra terra. Sapete, nella Divina Commedia, le dita merdose, del cul fa trombetta. No, 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 no. Petrarca e Boccaccio. E l'obiezione. Sì, e io ogni volta che ho dei dubbi su come scrivere una cosa devo andare a leggere tutto Boccaccio per capire come l'aveva scritta lui? Anche no. Ed ecco che nel 1524 salta fuori Pietro Bembo con le prose della Volgarlingua. Che cos'è? È una grammatica. Lui praticamente ha preso tutto Boccaccio, tutto Petrarca e in 20 anni di lavoro ha tirato giù tutte le regole per scrivere come loro. Toh! Per il latino avevamo una grammatica, adesso ce l'abbiamo anche per il volgare. È la prima grammatica d'italiano. Praticamente è un manuale per sapere come scrivere. E questo asfalta via tutte le altre ipotesi. Ha un successo incredibile. Ariosto prende l'Orlando Furioso, che è già finito, e lo riscrive seguendo le regole di questa grammatica. E perché all'estero dicono che abbiamo una bella lingua? Perché è stata scelta su un modello bellissimo. Proprio come si faceva nel Rinascimento, coi canoni della bellezza. Praticamente, in questo senso, l'italiano è come la cupola di San Pietro. Per questo chiamiamo Bembo linguista, ma era anche poeta, campione del petrarchismo, storico, cardinale, anche quando era vecchio l'hanno fatto cardinale. Eccolo qua. E quando era vecchio ha cominciato a mettere a posto le sue lettere, perché lui lo sapeva che la gente vuole lettere da leggere, non per farsi gli affari degli altri, ma perché la gente voleva saper scrivere bene, corretto, piacevole. E i libri di lettere andavano a ruba perché erano esempi, 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 esempi. Figurarsi le lettere di quel gigante di Bembo. Anche oggi, se magari dobbiamo scrivere una lettera formale, andiamo a cercare esempio di lettera per, no? Ecco, e quindi Bembo, prima di morire, ha detto: aspetta un momento che metto a posto le mie lettere, che poi sì, sicuramente me le pubblicano. O le brucio o le metto a posto. Ecco. E quindi, no, ecco, le mie lettere ufficiali, un volume. Le mie lettere agli amici, no, un volume. Le mie lettere ai parenti, un volume. E poi queste lettere amorose. Eh sì. Ecco, Bembo aveva scritto una quarantina di lettere a Lucrezia Borgia, che lui nelle lettere chiama FF, lettere di amore platonico. E poi, prima ancora della Borgia, 77 lettere a una donna che non si è mai capito chi fosse, di amore passionale, cavolaccio, le aveva scritte quando aveva 30 anni, all'alba del 500. Insomma, prepara tutte queste lettere, cancella le cose da tenere nascoste. E insomma, a 77 anni Bembo muore tranquillo. Meno tranquilli sono quelli che si ritrovano queste lettere. C'è proprio una lettera del curatore all'editore che dice: queste lettere amorose del cardinale possono far parlare male la gente.
Si sa la gente come parla male anche delle cose belle. Quindi direi che queste lettere, meglio non far capire che le abbiamo pubblicate noi. Dice proprio così. E poi nella prefazione del libro, anonima, scrive: ma noi non volevamo pubblicarle, però insomma erano già trapelate, no? Qualcuno le aveva copiate dallo studio di Bembo e circolavano manoscritte, e perciò ve le abbiamo stampate. Che poi si sa, quando copi velocemente fai degli errori, e allora per la dignità linguistica del cardinale ve le abbiamo stampate proprio bene. Così queste 77 lettere passionali a questa donna misteriosa diventano di dominio pubblico. E cosa trova la gente a un certo punto? Scrive Bembo: ho dato principio ad alcune notazioni della lingua, come io vi dissi di voler fare quando mi diceste che io nelle vostre lettere le facessi. Perché non aspettate che io le vostre lettere offenda con segno alcuno, salvo che non le offendessi baciandole. Ecco, caspita, lei gli ha chiesto le regole per scrivere correttamente e lui ha cominciato a scriverle. Da lei è partita la richiesta che ha portato alla grammatica del bell'italiano che parliamo oggi. Figuratevi, per secoli hanno cercato di capire chi è questa donna. Hanno fatto elucubrazioni, tipo, qui Bembo scrive che l'iniziale del nome di lei è una lettera con pari gambi. E allora può essere una A, o una H, una M. Ecco, articoli scientifici su questo. Finché a inizio Novecento, alla Biblioteca Ambrosiana di Milano, queste carte sono da buttare al macero, diamo un'occhiata. E il bibliotecario, che si chiama Monsignor Luigi Grammatica, sul serio, trova questo pacchetto di carte legate da un filo, scrittura femminile, dietro ogni lettera una scrittura maschile ha aggiunto la data delle lettere, calligrafia conosciuta. A Messer Pietro Bembo. No! Ma queste sono le lettere della donna misteriosa! Probabilmente erano uscite dalla libreria del Bembo, che non l'aveva mai distrutte, quella volta che il figlio ha venduto tutto. E qualcuno le ha tenute per secoli, e quando sono arrivate alla biblioteca ambrosiana non erano state catalogate, sempre per pudore verso il cardinale. E adesso il Monsignor Grammatica si chiedeva: le pubblico o no queste lettere amorose mandate al cardinale? Ma certo che sì! Se leggete la vita di Grammatica, vedete che era sì monsignore, ma anche un grandissimo letterato. Però dovevano passare ancora 40 anni prima che venissero pubblicate, perché va bene pubblicarle, però, insomma, bisogna scrivere anche il contesto, no? Chi era questa donna misteriosa? Non si firma quasi mai. Sono lettere, bigliettini a volte, scritti velocemente. E anche le persone nominate dentro sono scritte solo con l'iniziale. Ah, messaggi segreti. Se capitavano nelle mani sbagliate, nessuno veniva compromesso. Però due lettere sono ufficiali, ecco. E lei si firma M. Savorniana. Addirittura potrebbe essere una Ma, perché c'è quel trattino elegantissimo sulla M. Ma Savorniana. Ma cosa? Maria, Maddalena, Marta. Ah, tra le lettere del Bembo al fratello, nel volume delle lettere ai parenti, lui scrive: a Madonna Maria assai mi raccomanda che alle volte si ricordi di amarmi un poco. Maria Savornian. Chi era Maria Savornian? Allora, un momento, prima di raccontarvi le indagini su Maria, vi racconto come viene fuori Maria dalle lettere. Sì, dietro sono datate, numerate progressivamente da Bembo. Alcuni numeri saltano, perché lei ogni tanto chiede di avere qualche lettera restituita, e quindi saranno state restituite, oppure qualcuno le avrà date via, magari nel corso dei secoli, no? Singolarmente. E prima cosa che si nota, queste date non corrispondono alle date delle lettere stampate, quelle di Bembo. Quelle di Bembo a Maria partono a febbraio del 500. Queste qua invece partono da maggio. Bembo le sue le ha mescolate per confondere le acque. Quelle di Maria sono autentiche, autografe perfino. E quelle di Bembo no, le ha rimaneggiate per anni. Ogni tanto si trova anche qualche lettera
di una versione precedente che dice qualcosa di diverso da quelle stampate alla fine. Le lettere di Bembo non sono più autentiche. Peccato. E la primissima lettera di Maria... Ah, attenzione, Bembo in questo momento ha 30 anni. È bravissimo, scrive poesie, anche saggi, aiuta l'editore Manuzio per un'edizione di rime del Petrarca. Se fosse oggi, beh, uno gli direbbe, ah, bravo, bravo, bello, bello. Ma di lavoro vero cosa fai? Il patrizio veneziano. Sì, Bembo è veneziano, è patrizio veneto, e il luogo, non ve l'ho ancora detto, è Venezia. E la primissima lettera di Maria è un sonetto. Non ve lo leggo perché anche la seconda è un sonetto, in perfetto stile petrarchesco. È una lettera di intenti. Non è solo ti amo, ma ti amo per quello che dici, che fai, che scrivi, che pensi. Ed è su questo terreno che voglio che ci amiamo. E Bembo, per forza che viene subito preso all'amo, per forza che si innamora subito come un pazzo, no? Perché sì, è lei che ha preso l'iniziativa. Bembo lo accenna una volta nelle sue lettere. È lei che gli ha fatto sapere per prima che lui le piaceva. Figuratevi sentire questa storia nel Novecento. Dalla terza lettera in poi si passa alla prosa. Come ci vediamo, dove ci incontriamo, eccetera. E non è un buonissimo italiano. C'è del Veneto in mezzo, sono scritte a volte anche molto in fretta, però ogni tanto Maria butta dentro, e i letterati li trovano, degli endecasillabi perfetti, tipo andrem di pari all'amorosa face, quello mi giova e quel stesso mi offende, io so più vostra che di me non sono, vivace amore negli affanni cresce, vostra son viva, vostra sarò morta. Endecasillabi. Lei ha Petrarca nelle orecchie e scrive come le suona bene. Dice Pancrazzi, un letterato, le lettere sue, meglio che leggerle direi che si ascoltano. E lei tratta Bembo da maestro, però anche il Bembo viene a chiederle consigli. Dice, cosa ne pensi di questa canzone? E lei gli dà i suoi pareri, anche se riluttante, perché insomma il maestro è lui. Vi mostro una sua pagina. Le lettere si trovano online nel sito della Biblioteca Vaticana, perché Grammatica, quando si è licenziato dalla Ambrosiana di Milano, si è portato dietro le lettere. Non so se era una cosa che poteva fare. Ecco, comunque, guardate che lavoro è decifrare la scrittura del Cinquecento. Questo è uno strambotto, più breve di un sonetto. Lei lo scrive quando lui parte da Venezia una volta. Ve lo leggo. Come poteste andar da me lontano, così da me partir si puote il core, che avendo il col poter mio in vostra mano, partendo mi lasciò senza vigore. Perciò l'aggio chiamato, e chiamo in vano, che senza il cor la trista spoglia more, tanto più che partir vol l'alma mia, che star con voi e me lasciar desia. Pensate ai letterati del Novecento. Una italianista americana in un convegno online una volta ha detto: So it's with some shame that I want to start out by admitting that this is the first time I've read these extraordinary letters of Maria Savornyan, and I couldn't put them down once I started. It's as though we'd found Lauda's letters to Petrarch or Beatrice's letters to Dante. You know, assuming that they loved these guys, which they probably didn't, but you know, we'll never know. Ma poi un'altra cosa si scopre dalle lettere. Lei non è libera, è costantemente tenuta sott'occhio. C'è un personaggio, Bernardino, che sembra proprio il marito geloso. La sorveglia, si mette alla finestra del pian terreno per vedere chi passa. Quando lui c'è, lei non può scrivere a Bembo. E lui è convinto che Maria se la intenda con un altro. Cioè non con Bembo, con uno che non c'entra niente. Per cui un giorno che Bernardino rientra in casa e trova quell'altro che è venuto a far visita, fa una faccia, e poi appena quell'altro se n'è andato, Bernardino comincia a frugare dappertutto e, senza che Maria se ne accorga, va a vedere sotto il letto di lei e trova una scala di corda. Una scala di corda! Che era quella che sarebbe dovuta servire a Bembo per salire alla finestra della camera da letto di lei. Sulla scala di corda torno dopo.
E poi ci sono, dall'altro lato, i complici di Maria di Bembo. C'è Donata, la fantesca di lei, c'è Marco, il gondoliere, Francesco, il ragazzino che porta i messaggini, e lei, più che lui, costruisce piani per incontrarsi, anche complicati. Una volta gli scrive: guarda, ti travesti, vieni alla corte qua sotto e parli alla vicina e le dici che sei innamorato di Donata. E le chiedi che parli a Donata e che la convinca a farvi incontrare, così poi una sera tu vieni e Donata ti fa entrare e ti porta da me. Com'è andata? Bembo lo fa, ci prova. E la volta dopo Maria scrive: bene hai fatto a farti riconoscere, era così faticoso coprirsi per bene? Sì, lui non era poi così diabolico. E lei un po' glielo fa pesare. Sentite cosa scrive lei un'altra volta. Poiché ho tempo di scrivere a tutte le ore, come vi mando a dire una cosa, fatela, e se non quel giorno, l'altro, e non mi tornate a dire a modo vostro, perché io so in questo caso meglio quel che bisogna che voi. Non venite oggi, né dopo che avrete parlato con B, se quando me lo fate sapere da me altro non avete. Se vi accadesse di mandar C alle 16 in punto, potete mandarlo, e con scusa di prendere il libro e pur domandar D. Dite a me voi di quel che vi scrivo, perché da quando sarà tempo sarà da noi domandato. Volevo questa mattina mandar F, ma per buon rispetto, visto che M c'è, mando lui. Non ci sono endecasillabi qui. Questo anche per farvi capire l'ironia di questa donna, no? Visto che ho tanto tempo per scrivervi, dopo uno scambio di lettere passionali, lei scrive: non giurerei chi di noi fosse il più tormentato. Benché a chi legga le lettere vostre parrà che siate già da lungo tempo posto in croce e preso dalla morte. E se così non è, avete ben modo di darlo a intendere. Oppure quando lui le chiede di correggergli qualche verso: come ho io bastante lima da emendare e pulire i vostri versi? Certo devo credere assai a tante altre vostre parole. Simulatore. O anche: io vi amo. Sebbene non lo dite nella lettera vostra. Se vi par di amarmi, fate voi. E purtroppo tutto questo non dura. A un certo punto Maria deve partire per Ferrara. E i due stanno lontani, si scrivono sempre meno. E insomma, nel settembre del 1501 c'è l'ultima lettera. E non è chiaro cosa succede, perché le lettere di lei sono sempre costantemente affettuose. E invece quelle di lui saranno state scritte così veramente in quel momento lì, ma sono piene di rancore, e dice: non siete sincera, non vi importa di me, eccetera, eccetera. E l'ultima lettera di lei ha un sonetto. Beh, su tutto questo si è scritto molto in ambito letterario, di un'analisi letteraria, e poi c'è l'altro lato, quello storico. Chi era questa donna? Quando è nata? Come ha vissuto? Chi era Bernardino? Che fine ha fatto? Beh, dopo 40 anni dalla scoperta delle lettere, si arriva alla prima edizione, 1950. Il curatore, la grammatica ormai è morto, il curatore Dionisotti si scusa. Non ha trovato molte notizie su Maria, ma intanto pubblica le lettere perché non devono più aspettare. Al momento ancora si pensa che Bernardino sia il marito e che lei sia nata Savorgnan. Beh, allora, a questo punto qualche storico si sarà messo in caccia, no? Uno pensa. E invece no. Salta fuori un tale Gildo Meneghetti nel 61, che non è uno storico, però lui è andato negli archivi di Mezzomondo e ha trovato quasi tutto su Maria. Però, non essendo uno storico, poi scrive un libro terribile che nessuno storico si sogna di prendere in considerazione. Per esempio, scrive che il giovane Bembo, anni prima, ha avuto un alterco e con un colpo di coltello gli hanno amputato il pollice destro. E poi vedi che Bembo, cardinale, il pollice ce l'ha. E allora ti tocca andare a cercare dov'è che Bembo racconta questa cosa e poi scopri che è stato ferito al pollice destro, non gliel'hanno amputato. Cose così, insomma. Una recensione del libro di Meneghetti dice: farà venire più mal di testa di quanto sarà utile. Però Meneghetti, dai, lavoro di gambe, ha identificato correttamente Maria. Non era nata Savorgnan, era sposata Savorgnan. Era nata Grifoni a Crema, figlia di Matteo Grifoni, che era un condottiero portentoso. Lui era figlio di un mugnaio, cioè era diventato nobile con i suoi meriti militari. Si era stabilito a Crema, aveva sposato Leonarda di Carpegna e avevano avuto un figlio maschio, Angelo Francesco, e Maria.
Poi Matteo è morto e Leonarda non ha fatto delle bellissime figure. No, c'era la compagnia militare di Matteo, il figlio era ancora un bambino piccolo, ma c'erano i nipoti di Matteo maggiorenni. E Leonardo ha detto, no, la compagnia militare me la tengo io. E poi anni dopo Venezia viene a sapere che Leonardo si sta gestendo questa compagnia militare con i soldi di Venezia, ma sì, no, con i soldi ci ha pagato 32 servitori in casa sua e altre spese personali, per cui Venezia toglie la compagnia a Leonardo e la dà ai nipoti di Matteo. E poi anni dopo scoppia la guerra con gli Sforza e Leonardo di testa sua mette a comando di un castello un uomo che si arrende subito. E così perdono un castello. E Leonardo viene rimproverata così duramente dal potestà di Crema che scrivono muore di crepacuore. E Maria, 4 anni dopo, sposa Giacomo Savognan di Udine. Non sappiamo quanti anni aveva Maria quando si è sposata, però nasce subito la figlia Giulia, e poi la figlia Lucina, il figlio Giovanni Battista, il figlio Pagano, 4 figli, quelli sopravvissuti, poi chissà quanti ne ha avuti, con quella mortalità infantile che c'era. E Giacomo Savognan, il marito di Maria, è un capo militare, anche lui. Venezia lo manda a difendere Pisa, che si è rivoltata contro Firenze. E insomma, Giacomo, bravo lui, però insomma si ammala e muore nel 98. E Meneghetti trova questa testimonianza, il resoconto di Maria, che si presenta al Senato veneziano, vestita a lutto, con il fratello maggiore, Grifoni, e il fratello del marito morto, e i 4 figli, bellissimi, dicono, e tutti quanti si inginocchiano davanti al doge, perché vogliono chiedere una pensione per Maria, e Maria tanto fa che commuove tutti, e però non ci sono soldi, per cui... E poi nel 500 c'è la pausa veneziana con Bembo, e poi altro non si trova fino al 1511, quando Maria dà una festa di carnevale a Udine, in casa sua, canta la figlia Lucina Savognan, quella a cui poi è stata dedicata la storia di Giulietta e Romeo, da Luigi da Porto. E quella festa di carnevale, per motivi vari che adesso non ho tempo di dirvi, probabilmente è la festa descritta dentro Giulietta e Romeo, da Luigi da Porto. Luigi da Porto poi amicissimo di Pietro Bembo, e qua sono intrecci vari. E poi nel 15 c'è la guerra e troviamo una comunicazione fatta a Venezia. I tedeschi hanno attaccato il castello di Aris, che è di Maria Savognan, e sono stati respinti. E purtroppo non ci dice se Maria era dentro il castello e se magari ha comandato le difese come avrebbe fatto sua madre Leonarda. E poi non sappiamo quando muore Maria, ma c'è un sonetto di Bembo che scrive proprio quando muore Luigi da Porto, nel maggio del 29. In fondo al sonetto entrano prepotentemente altri morti, tanto che poi Bembo, per la morte di da Porto, scriverà un altro sonetto. Questo è diventato un po' troppo personale per Bembo. Ecco qua. Al cielo di tanti lumi in sì poche ore adorno, nel quale lasciato in terra suo bel velo, fa con l'eterno re colei soggiorno, onde ho la piaga che ancora amo il cielo. Cioè, ancora ama e nasconde la piaga di lei. E Bembo, lo sappiamo, le lettere di Maria le ha tenute per tutta la vita. Quindi l'idea è che se ha scritto di colei, adesso che il cielo si è adornato di tanti lumi, un lume è da Porto, un altro è un altro amico di Bembo, Girolamo Savognan, morto un mese prima. Quindi l'idea è che lei è morta nello stesso periodo di loro, e quindi nel 29, quindi circa 59 anni. Ecco, tutto questo trovato da Meneghetti è stato ignorato, appunto perché è scritto in un libro terribile, ignorato almeno in Italia. In Inghilterra invece è stato ripreso questo materiale in un articolo negli anni 90, proprio da quello che aveva scritto la recensione al libro di Meneghetti, il professor Cecil Plath, che però non ha citato Meneghetti. E poi c'è stato un altro libro, un'altra ricercatrice, la Carol Kidwell, che ha detto: volete sapere dove abitava Maria Venezia? Qua. Vi mostro dove. Ecco, questa è una veduta della città di Venezia, proprio dell'anno 1500. Non ho la più pallida idea di come abbiano fatto a Jacopo De Barbari, l'autore, a riprodurre la vista da un elicottero, va bene. Comunque, Maria una volta scrive a Bembo: vai a Santrovaso e guarda le finestre in alto,
Se vedi un lume acceso, vieni. Quindi la casa di Maria si vedeva da San Trovaso. Allora, San Trovaso è qua, zoomiamo, e zoomiamo, e zoomiamo ancora, guardate che dettagli. Ecco, in verde la chiesa di San Trovaso, in giallo il campo che circondava la chiesa, quindi dove Bembo poteva piazzarsi, e in rosa la casa più probabile. Tanti piani, una corte sotto, quella della vicina, eccetera, eccetera. Ecco, fissate lo sguardo sulla casa in rosa e così è come si vede oggi. E questo a livello del camminamento. Ecco, Francesco Frattolin, che mi affianca in questa ricerca, è andato a suonare a quella casa. Si sono affacciati e lui ha chiesto «Sapevate che qua nel 500 abitava Maria Savognin?» E gli hanno risposto «Cosa?» No, no, non conosciamo gli inquilini precedenti. Ah, e tra parentesi, il professor Claff ha anche detto «Ho capito chi era Bernardino, Bernardino Sbroiavacca di Udine». E però si sbagliava. Lo Sbroiavacca, anche lui, era già morto nel 500. Bene, e nel 2000, poi qua in Italia, è uscito il libro di Laura Casella, «I Savognin». E subito sono andati a chiederle «Hai scoperto qualcosa di questa Maria?» La Casella aveva trovato il testamento del marito, che conteneva questa clausola: Maria avrà chiavris, la tutela dei figli e del loro patrimonio fino alla loro maggiore età, a condizione che viva casta la vedovanza. Capito? O la famiglia e la castità, o Bembo. E quindi adesso certe cose erano chiare. Lei che veniva controllata, questo Tristano che ogni tanto faceva la sua comparsa, era il fratello del marito, Tristano Savognin. E quindi tutti hanno concluso, perché è andata a Ferrara poi e la storia d'amore è finita? Perché Tristano evidentemente ha detto, ma no, basta con questa tresca qua a Venezia, ti mando a Ferrara. E gli storici qui hanno trovato uno spunto per parlare di libertà della donna nel 500, no? Quanta libertà si è presa lei con Bembo? Ma quanta libertà aveva? Eccetera, eccetera, eccetera. Sono andati a nozze, è un bel tema che interessa gli storici in questo momento. E dopo la Casella arriviamo ai giorni nostri. E per fortuna tutti questi dati sono stati ripresi nel libro, l'ultima edizione delle Lettere di Maria, a cura di Monica Farnetti. Ecco. Bene, ora che direste se vi dicessi che forse è tutto sbagliato? Perché ci sono degli elefanti nella stanza, no? Si dice così quando c'è qualcosa di evidente, ma che nessuno sta prendendo in considerazione. Ci sono cose che non tornano. Però come tutti hanno aspettato 50 anni perché qualcun altro tirasse fuori i dati su Maria, così nessuno si è preso ancora la briga di affrontare questi elefanti. Il più grande è la madre di Maria, no? Vi ricordate? Leonarda era Crema, l'hanno rimproverata così tanto che lei è morta di crepacuore prima che Maria si sposasse. Ecco. Adesso Maria da Ferrara scrive a sua madre a Venezia nel 500. Non è come un fantasma che torna fuori? Maria prima scrive a Bembo, no, dite a mia madre e a mia zia che è. E poi c'è proprio una lettera di Maria alla madre, che si vede Bembo poi ha detto, ora che l'avete letta posso tenerla? Grazie. Allora, com'è possibile? Meneghetti non l'ha ignorato, lui dice, è la madre adottiva. La madre adottiva, così. Sì, ma Maria non era rimasta senza parenti in vita. E se un parente, una zia, si prende cura di te orfano, continui a chiamarla zia, non la chiami madre. Devi proprio essere rimasto senza parenti in vita, perché una donna estranea che si prende cura di te diventi tua madre. E non è il caso di Maria. Ci sono le matrigne, però il padre di Maria era morto prima della madre e quindi non poteva risposarsi. Quindi che spiegazioni ci sono? Io andando per archivi ne ho trovate tre possibili. Una è che la Maria delle lettere non sia la Maria di Crema, figlia dei Grifoni, sposata Giacomo, madre di Lucina, ma proprio un'altra Maria. C'erano due Maria Savognin in quel momento lì, c'era un'altra Maria. Un'altra Maria vedova anche lei, di Urbano Savognin, morto anche lui nel 98, e lei era nata Maria Conti, di Padova. Ed era negli archivi di Udine, perché essendo vedova senza figli,
ha richiesto indietro la dote per potersi risposare. E allora a novembre del 500 ci sono le trattative con la famiglia Savognin, del tipo ti diamo una parte in soldi, una parte in vestiti, una parte in gioielli e così via. E poi troviamo Maria Conti risposata nel 1502 con Giulio Gonzaga, che combatteva per Ferrara, dove era andata la Maria delle Lettere. E questa Maria Conti aveva anche un parente di nome Bernardino. Però, dai, diciamo la verità. Difficile che sia la Maria delle Lettere perché, dopo tutto, Bembo scrive nel 1502 al fratello: fammi sapere se Maria è già tornata in Friuli. Allora, Maria Conti era già sposata con Gonzaga, a quel punto non aveva nessun motivo per tornare in Friuli. E quindi, dai, seconda spiegazione possibile per questa madre rediviva, è che la storia della Leonarda morta di crepacuore non sia vera. Dopotutto è in una sola cronaca di Crema e chi ha scritto quella cronaca al momento del fattaccio era un bambino di 6 anni, quindi può darsi che gliel'abbiano raccontata in modo diverso. Bisognerebbe cercare negli archivi di Crema che magari Leonarda nel 500 era viva e vegeta e stava a Venezia con Maria. E terza spiegazione, magari questa che ha ricevuto la lettera a Venezia da Maria era la madre del marito, che a quel tempo, quando una si sposava, entrava a far parte della famiglia del marito. E la madre di Maria, Maddalena di Zucco, sappiamo pochissime cose. Che si è sposata nel 52, che sembra decenni prima, ma se si è sposata al massimo 20 anni, nel 500 aveva 68 anni. E sappiamo che era viva, vivissima nel 92, perché abbiamo un documento in cui c'è lei. Quindi potrebbe essere la suocera. Si spiegherebbe anche un'altra frase sibillina di Maria, che scrive alla madre: se fossi rimasta a Venezia un po' di più, non avresti più né figlia né figliuolo. Figliuolo. Quindi, se la madre era quella di Crema, il figliuolo era il fratello di Maria, il condottiero, in pericolo. Se la madre era la suocera, allora il figliuolo in pericolo era il fratello del marito, Tristano. No? Tenete a mente il figliuolo in pericolo. E pensate se era la suocera di Maria, che complicità doveva esserci tra queste due donne. Perché Maria le scrive: entra nella mia camera e togli tutto quello che può essere sospetto. Ricordatevi il figliolo in pericolo e passiamo a un altro elefante. Ricordate la clausola del testamento? La castità della vedova? Come dicevo, appena tutti hanno saputo della clausola, si sono convinti che Maria si è andata a Ferrara perché è costretta da Tristano, una forma di oppressione della donna, che è un argomento storico, come dire, di tendenza in questi ultimi anni, no? Riflette il cambiamento della nostra società, la nostra attenzione ai pari diritti della donna. Però per Maria non torna. Prima di tutto perché Bembo, nelle sue lettere, dice più e più volte: la vostra decisione di partire, se cambiate idea, restate. Era in potere di Maria restare a Venezia e una sua scelta andare a Ferrara. Vabbè, non basta Bembo perché, insomma, sappiamo, lui potrebbe averlo aggiunto dopo per confondere le acque, va bene. Però tu, Tristano di Udine, vuoi controllare meglio tua cognata e la mandi più lontano invece che farla tornare in Friuli? E per di più, ancora, vi ricordate la scala di corda trovata sotto il letto di Maria? Quella è una cosa gravissima, evidentissima. E però succede ad agosto e Maria parte per Ferrara a gennaio, 5 mesi dopo. Che provvedimento è? Cioè, tua cognata fa salire gente in camera sua, hai le prove e la mandi ancora più lontano 5 mesi dopo. Che provvedimento è? Non torna. Però tutti hanno scritto articoli scientifici su questo, convinti che Tristano l'avesse mandata a Ferrara. Viceversa, c'è un altro dato da prendere in considerazione, ma finché non si va negli archivi. A luglio 1500 muore a Udine Nicolò Savognin, che è uno zio di Tristano. E Nicolò aveva investito tantissimi soldi a Venezia affidandoli a Tristano. E quando Nicolò muore, i figli di Nicolò scoprono che Tristano ha perso tutto. Non solo ha perso tutto, ha anche fatto debiti su debiti a nome di Nicolò. E quindi, per prima cosa, i figli di Nicolò rinunciano all'eredità. Gliel'ha suggerito Nicolò stesso sul letto di morte. E poi scrivono:
Noi diffidiamo chiunque a dare a credito a nostro nome. Quindi Tristano in quel momento lì perde ogni appoggio finanziario. È stato reso pubblico che è in rovina. Si trova che deve pagare i debiti e non ha soldi. E vi ricordate il figliolo in pericolo? E lì comincia il tracollo. La casa di Venezia non era di proprietà, era in affitto. Via! Una lettera Maria la scrive da un monastero di Venezia, Ma è autonoma. Non c'è una punizione tardiva. Decide lei di andare a Ferrara a cercare fortuna, o forse per sfuggire ai creditori di Venezia. E qua bisognerebbe cercare negli archivi di Ferrara per capire cosa ha fatto Maria. Scrive alla madre: qui a Ferrara ho ricevuto tanti onori che mai avrei immaginato. E parla anche della miseria. Non abbiate paura di parlare con Bembo delle miserie della casa. Lui sa già tutto. Un altro elefante, abbiamo quasi finito. Dicevamo, le date scritte da Bembo dietro le lettere di Maria sono sincere. Una corrisponde perfino a una data storica, il 5 settembre, quando arriva la notizia che i turchi hanno preso Modone, una base navale importantissima per Venezia. E però Maria scrive a luglio, venerdì c'è stata l'eclissi. Ora, le eclissi si calcolano. E nel 1500 c'era un'eclissi venerdì 6 novembre. E allora non lo so, crolla tutto il castello. Un'altra volta scrive: ah, è arrivata la stagione della rosa a ottobre. Beh, una ricercatrice ha detto, Claudia Berra, ha detto: la stagione della rosa potrebbe riferirsi al ciclo mestruale. Va bene, deve ancora scrivere l'articolo, vedremo. C'è anche Bembo che risponde: ah, ma spero che la stagione lunga delle rose vi gioverà. E anche l'eclissi, un esperto potrebbe dirci: no, ma l'eclissi non si intende un evento astronomico, era una cerimonia, eccetera eccetera. Aspettiamo. Ultima discrepanza, sempre sulle catene con cui Maria è immaginata, è che Maria e Bembo parlano come se avessero un piano d'uscita. Dice Maria una volta che Bembo dice: no, non vado in Senato, vengo a trovare te. E lei scrive: no, fate quel che sia onor vostro, che della reputazione vostra mi pascio e mi nutrisco, della sua reputazione di lui pubblica. Scrive: siate contento vivere secondo il voler mio, che poi viverò io secondo il vostro, come marito e moglie. Se i nostri amori van di pari, nove cose grande di noi si arrà a vedere in breve tempo. Non è un amore disperato. Vedono un momento all'orizzonte in cui stanno finalmente insieme alla luce del giorno. Lei è tenuta d'occhio, ma lui anche peggio, è un patrizio veneziano, non può assolutamente permettersi di essere coinvolto in uno scandalo. E la cosa gli pesa, anche Bembo a un certo punto scapperà da Venezia, perché non ne potrà più. Io credo che Maria avesse molta più autonomia. Era prima del Concilio di Trento, che vuol dire molto, prima della stretta moralistica. Quello di cui era sospettata era brutto, va bene. Rischiava di perdere la potestà sui figli, forse perfino la possibilità di vederli, va bene. Ma non potevano rinchiuderla. Credo che la situazione di Maria sia stata giudicata con un pregiudizio dei nostri tempi, che non c'era quando sono state pubblicate le lettere la prima volta nel 1950. Il curatore della prima edizione non fa una piega. Nella società in cui viveva, lui aveva ben chiaro che le donne sono legate da certe convenzioni, ma hanno anche delle autonomie. Mentre oggi, con la tendenza poi che c'è sempre stata di guardare al passato come un posto più buio di quello che era in realtà, oggi ci sembra che quelle autonomie Maria non potesse averle. Negli articoli si citano libri del Cinquecento che dicono cosa deve fare una brava vedova, ma se uno sente il bisogno di scrivere cosa deve fare una brava vedova, vuol dire che vede vedove che in quel momento non lo stanno facendo. Con tutti questi elefanti dovremmo stare a vedere. Ma non penso che tutti gli studiosi siano inconsapevoli di tutti questi buchi di trama nella storia di Maria. So che il dizionario biografico degli italiani, sapete cos'è, no? Un'enciclopedia della Treccani,
ogni voce è su un personaggio storico italiano ed è firmata dall'autore con le fonti. Quindi ogni voce è un articolo scientifico. E il dizionario biografico vuole da anni una voce su Maria Savognani, e però nessuno si è ancora sentita di scriverlo. E un motivo ci sarà. Ma insomma, mi dispiace di avervi raccontato una storia per poi smontarvela in parte, però insomma spero di aver soprattutto stuzzicato la vostra curiosità. Grazie. E vi invito anche ad approfondire la questione della lingua, che è affascinante, perché già alla fine del Cinquecento si erano resi conto che tutte le parole di Boccaccio e di Petrarca non bastavano. E allora hanno fondato l'Accademia della Crusca, che ha scritto un dizionario della Crusca, andando a cercare poi tutti i contemporanei di Petrarca, di Boccaccio, poi di Dante, e ha tirato fuori, estratto parole su parole e parole per poter fare una lingua completa. Poi nel Settecento ancora hanno cominciato a dire: sentite, non possiamo affidarci al 300 per tutte le parole di cui abbiamo bisogno, dobbiamo aprire gli orizzonti. Insomma, una bella storia. E non vi ho parlato delle figlie di Maria, che anche lì storie grandiose. La figlia Giulia, la primogenita, è una volta andata a Padova, a 15 anni, e tutti gli studenti dell'Università di Padova si sono innamorati di lei e hanno smesso di studiare. E quindi poi hanno scritto un poema intero, su questa venuta di Giulia a Padova, in cui Venere, invidiosa di Minerva, no? Minerva, la protettrice dell'Università di Padova, invece Venere usa le sue armi per mandare in rovina l'università. E poi la figlia Lucina, anche, a cui hanno dedicato la prima versione della storia di Giulietta Romeo. Ma Giulietta Romeo, proprio Luigi da Porto scrive: ero a Udine, mi hanno raccontato, c'erano i Montecchi a Udine. Anche questa è una storia molto, molto profonda e interessante.